Ecco, dopo un primo tempo in cui Lenick ha tenuto benissimo testa alla Fiorentina, dopo al rientro sono mancati forse c'è stato un leggero scariche e sia Rugolo, sia Terenzi, sia Magini e Galmarini forse hanno mancato un po' l'apporto alla gara. No, siamo mancati tutti nel terzo quarto, abbiamo preso, vedo, 26-6 e la Fiorentina ha messo in campo tutta la sua forza, ha vinto meritatamente con Poltronieri che è stato di nuovo decisivo e ci metterei anche Bloise che è stato molto bravo nel momento del break. Noi siamo dispiaciuti perché avevamo fatto un primo tempo fatto veramente bene di squadra, giocando, passandoci il pallone. E poi dopo siamo proprio calati anche da un punto di vista di atteggiamento perché i rimbalzi d'attacco della Fiorentina, che vedo che alla fine sono 11, aggiunti appunto ai canestri importanti dei loro giocatori più forti, hanno fatto un po' la differenza. Ancora al play by play per vedere come finisce la giornata di questo weekend e poi due partite importantissime. Sì, noi siamo, come dire, siamo all'ultima spiaggia, nel senso in casa con Empoli noi non possiamo avere alternative se non la vittoria perché a 18 punti noi, lo sapevamo, non ci salviamo, poi andremo a Domodossola e sapevamo che questa era una partita molto difficile. Ripeto, peccato perché l'abbiamo interpretata bene nei primi due quarti, però ci dobbiamo abituare che con la stagione che va avanti le partite diventano sempre più fisiche. E quindi dobbiamo adattarci velocemente, ripeto, e fare una grande partita sabato in casa al Palau Verciano contro Empoli, sì.